siamo qua per riprendere le nostre manifestazioni che abbiamo sospeso l'altra volta, perché avevamo accordo con il comune, perché noi con le istituzioni abbiamo sempre fiducia, ma quando gli uomini dei politici dirigono le istituzioni si dimenticano che le istituzioni non è un politico, puoi dire una cosa oggi e cambiare domani, ma quando le istituzioni dice una cosa, tiene un accordo, deve sempre rispettarlo. Il minimo di rispetto che deve avere tra, per noi anche, quando loro cambiano loro, loro accordo devono avvisare a noi, ma non hanno detto niente ancora fino adesso. Veramente noi, almeno anche se loro non lo sanno, siamo, se, sentiamo salernitani, anche lo siamo, perché ce ne sono tanti che hanno fatto già qua più di 30 anni, più di 20 anni. E la legge italiana ha detto che chi compie 10 anni qua in Italia prende la cittadinanza italiana. Quindi possiamo dire che siamo tutti salernitani, tutti quanti noi, perché ce ne sono, gli ultimi arrivati hanno già fatto più di 10 anni. Quindi facciamo parte della, del comune. Noi abbiamo fatto, abbiamo cercato tutti i dialoghi possibili, abbiamo fatto tutte le cose pacifiche che potevamo fare, ma il comune vanno sempre sordo, non vogliono sentire niente. E noi chiediamo solo, solo un posto dove possiamo lavorare dignitosamente e legalmente, solo quelle che cerchiamo. E quello è previsto nella Costituzione italiana, quindi è un diritto costituzionale che noi cerchiamo e chiediamo, solo quello. Allora, noi a partire da oggi vorremmo non ci fossero più ambulanti senegalesi, ambulanti del Bangladesh, ambulanti italiani. Vorremmo che da, a partire da oggi ci fossero soltanto ambulanti e che vengano rispettati i loro diritti. Siamo qui per cercare di capire con il comune, con il quale c'è un dialogo, se questa sottrazione di uno spazio per la vendita è una sottrazione che può essere in qualche modo, diciamo, recuperata, perché il 30% del reddito di questi lavoratori, che è già un reddito misero, dipende dal sottopiazza della Concordia. Vorremmo cercare di capire con il comune se riusciamo a trovare una soluzione, perché non possono rinunciare a questi spazi. A partire da questa mattina poi vorremmo tentare di parlare di ambulantato in senso lato, cioè questi lavoratori che pagano regolarmente le tasse devono poter partecipare, devono poter lavorare negli spazi degli ambulanti, quindi nelle diciamo, strutture che sono state messe a loro disposizione, nelle fiere, nei mercati rionali. Quindi avere la possibilità di partecipare ai bandi, avere la possibilità di fare quello che fanno gli ambulanti italiani. Ya está con Luis.